Oie, oie, yo yo, salve a tutti bella gente, giovane turista qui presente, scusate per il mio accento americano. Sono partito da Hollywood con il mio jet privato e come abitualmente ogni weekend vado a Venezia per trascorrere le mie vacanze e rilassarmi nel mio palazzo che ho appena acquistato a soli 10 milioni di euro. Tanto io l'IMU non lo pago perché sono famoso e turista, per questo mi chiamo giovane turista. Ho scelto Venezia come città per le mie vacanze perché amo le italiane, specialmente quando mi parlano in dialetto veneziano. Mentre cammino per le strade di Venezia le sento tutte vociferare: che sei Johnny, che sei Johnny, che sei Johnny. A me questa cosa fa eccitare molto. Durante le mie vacanze a Venezia ho anche pensato di inventarmi un ballo molto divertente, il quale farà un grande successo in tutta la internet. Vi posso insegnare alcuni passi. Anche voi dal pubblico che mi seguite dovete imparare questo ballo. Musica! Oltre a questo ballo, durante le mie vacanze, ho anche imparato la differenza tra i proverbi italiani e quelli americani. Vi faccio qualche esempio. Cane che abbaia, rompe i maroni. Gallina vecchia, fa schifo. Chi dorme, russa. Donna nana, mette i tacchi. Chi la dura, è stitico. Chi la fa, la pesti. Tentar non cuoce. Tra moglie e marito ci sono gli amanti. Sono giovane turista, fatemi largo che arrivo in pista. Dopo le mie vacanze a Venezia ho pensato di andare a Londra. Così sempre con il mio jet privato mi sono diretto a Londra. Mentre cammino per le strade di Londra mi chiedo: ma come fanno questi inglesi a chiamare le strade street quando sono larghissime? E poi come fanno a chiamare gli autobus bus quando sono altissimi? Ma sono loro che sbagliano o sono io che sono diventato troppo italo-americano? Sono giovane turista, fatemi largo che arrivo in pista. Grazie mille. Elia! Elia! Thank you so much! Elia, viva! I love you! Thank you so much! Guarda, una faccia terrorizzata dal no della giuria! Guarda che Einstein diceva: io ringrazio tutti quelli che mi hanno detto no, perché è grazie a loro che sono quel che sono. Quindi partiamo da un ipotetico no di Selvaggia. Buonasera Johnny Buonasera. Depp. Buonasera. Perché intanto Good Johnny... evening, come si dice. Good intanto evening. Perché Johnny Depp? Perché in realtà io sono anche un socio di Johnny Depp, sono un socio di quale? Sei più bello, sputato. Quando era giovane, beh, insomma, adesso è diventato sputato, un po'. Mi trasformo in vari personaggi, tra cui anche Johnny Depp. Faccio anche. Quali sono gli altri? Faccio anche Charlie Chaplin, mitico Charlie Chaplin, Borat. Poi... No, però spiega bene che cosa facevi tu quando eri in America, spiega. Io ho vissuto 5 anni in America, esattamente a Las Vegas. Sì. E vabbè, io lavoravo in ristoranti, poi mi è venuta l'idea di fare l'imitatore e mi andavo... Ma non fai l'imitatore comunque, cioè ti volevo dire che non somiglia a Johnny Depp. Vabbè, non assomiglia a Johnny Depp, vabbè. No. Non assomiglia a Johnny Depp. Qualcuno doveva pur dirtelo. Ma tu volevi dire il sosia, sì. Non l'imitatore. Mi hanno detto anche Alessandro Borghese, me l'hanno detto di tutti i colori. Vabbè, non assomiglia a Johnny Depp. Non assomiglia a Johnny Depp. No, è che... Posso dire una cosa, Johnny Depp è gonfio così. Va bene, adesso... Cioè, il fatto che non assomiglia a Johnny Depp è un vantaggio per lui. Ha fatto un film in Italia, il più brutto film della storia è il film che ha fatto Johnny Johnny Depp è una brava persona, ma può anche essere gonfio. Capito, però ha fatto anche un sacco di cose belle. Sommo Diego, oltre al giudizio verso Johnny Depp, quello vero, per lui... Johnny Depp, lo fai benissimo e sei meglio. Perché, ma non per merito tuo, ma per colpa di Johnny Depp. Che c'è? Per un demerito. No, Johnny è un genio come attore, ma è gonfio così. Non potete continuare a dire che è un figo Johnny Depp. Quando tornerà figo, sarà figo Johnny Depp. Secondo, hai fatto l'inizio era molto divertente perché era surreale completamente. Poi hai fatto delle battute, quasi tutte mie, quelle belle erano mie. Poi un'altra cosa, il balletto non farlo mai più,
perché fa cagare anche il balletto, invece continua a parlare. Prima di dire un sì o un no, voglio sentire Paolo. Cosa se lo dico a fa? Sei un genio assoluto, siamo veramente al top. Io credo che tu abbia fatto proprio il roller coaster della comicità, ha fatto il giro della morte della comicità. Cioè, sei a un certo punto eri talmente fuori da qualsiasi logica televisiva, cabarettistica, qualsiasi logica di comicità, che sei stato esilarante. Io non so tu che problematica abbia avuto, cioè hai avuto delle fasi difficili, delle sventure. Le avrai avute perché hai passato, perché eri alla Svezia, cioè insomma avrai gli affari tuoi, ma sicuramente non è vero, cazzo. Ma io sono andato, no, è vero, ho visto 5 anni in America, sì, ma eri recluso, no, eri volontario, no io sono andato come turista, poi sono rimasto per 5 anni e non sono più ritornato. Io non avevi soldi perché... del biglietto per tornare. Tanti mi sono innamorato di questa città perché mi ha aiutato tantissimo. Infatti, anche Milano, nella mia carriera come imitatore, perché là io imitavo Borat e non riuscivo a girare per la strada perché mi volevano fotografare tutti. Se vedrete pure dei miei video su YouTube, cercate lì. Ci sono bilingui in vista, ma solo per quello. No, non solo per quello. No, Borat proprio la somiglianza di lui. Io... Adesso è perché quindi è te sei un trasformista, non sei un imitatore. Tu sei un trasformista. Completamente. Tu non mi riconosci più. Vabbè. Oscar, che ne pensi? E poi... tiriamo le somme, Oscar. Ma sei veneziano? Ferrarese, di Serravalle, provincia di Ferrara. Cioè, un ferrarese che sta per 5 anni a Las Vegas, sì, che è la città non luogo per eccellenza, sta fin bene, perché è difficile stare 5 anni di fila. Non mi mancava nulla, sinceramente. Comunque raccolgo l'indicazione loro, sii te stesso, sei fantastico essere te stesso, sì, fai ridere il doppio che imitare. Chiunque tu sia, perché non l'abbiamo chiunque visto. Chiunque tu sia. Quindi... se il mistero psichiatrico è questo, diciamo la verità. Quindi, Selvaggia rimani... No. Diego, per te, sì? Sì. Paolo, sì. Sei ammesso al giudizio finale. Grazie mille. Thank you so much. I love you. Ciao a tutti. Vai nel backstage. I love you.